Allora, coach Lorenzetti, era un'occasione importante questo recupero per restare primi da soli, è stata sfruttata in pieno, anche le chiedo un giudizio su questa prestazione. Sì, che i ragazzi hanno approcciato bene la gara, da tutti i punti di vista. Poi conoscevamo le caratteristiche di questa squadra che imbattuto poteva fare male, ci sono stati momenti che l'hanno fatto diciamo, c'è stato un attimo di defaillance da metà del secondo set sul contrattacco che invece in queste ultime partite era migliorato abbastanza. Comunque, quello che volevamo e ovviamente tutti l'hanno fatto, è chiaro che ogni partita poi bisogna sorprendere anche le cose che non sono andate, non dico tanto per lavorare perché palestre ci siamo un po' questo periodo qua, però per puntualizzarle perché sono cose che i ragazzi anche hanno, insomma, cioè, bisogna sempre tutto di allenare. Ci sono state, penso, anche luci e ombre anche stasera. Le chiedo a che punto è il lavoro svolto, insomma, quanto manca per arrivare alla condizione È una ottimale. domanda da milioni di dollari, non si sa. L'importante è che i ragazzi abbiano questo approccio in palestra, il gruppo unito, si lavora per migliorare dentro i campionati, dentro le manifestazioni. Adesso avremo ancora due partite importanti, poi voleremo in India, in quella manifestazione lì, al di là del risultato, sarà un'occasione molto importante per crescere come gruppo. Ultima cosa, Verona domenica, diciamo, c'è una serie di partite ravvicinate, tutti pensano va bene, giochiamo una volta a settimana, però, non sembra proprio, insomma, questa è una battuta che faccio, insomma. Sì, in questo periodo dove combiniamo poco in allenamento, Non aiuta. giocare aiuta perché altrimenti in allenamento gestire una cosa, gestire l'altra si fa poco e si cala di livello, quindi queste partite ravvicinate non sono così scomode. Grazie, coach.